Il sottovuoto di terra, 5 ricette di successo. Da appena un paio di giorni è arrivato l'autunno sul calendario e quando penso all'autunno penso a casa, ambienti caldi e confortevoli, ma anche una cucina ricca di sapori e di profumi intensi. Se la volta scorsa vi abbiamo presentato 5 ricette di pesce, oggi presentiamo 5 ricette di carne. Con l'aiuto della tecnologia, con l'aiuto del sottovuoto. Buongiorno a tutti, benvenuti in Orved, io sono Simone Turchetto, sono responsabile commerciale. Come al solito vi ricordo il tasto domande con il quale potete interagire con noi e scriverci qualsiasi opinione, qualsiasi domanda che cercheremo di rispondere durante la giornata di oggi. Magari scrivetemi già se ci vedete bene, se ci sentite bene, così partiamo con serenità, che poi all'ultimo c'è sempre qualcuno che magari non sente e ci mette un po' di ansia. Vi ringrazio per la numerosissima presenza della volta scorsa e vi ringrazio perché siete numerosi anche questa volta e questo non può far altro che farci piacere. Come dicevo, oggi parliamo di sottovuoto di terra, parliamo di 5 ricette di successo. Oggi utilizzeremo la famosissima, l'iconica Orved Cuisson, la confezionatrice sottovuoto Orved che ha una caratteristica unica. È l'unica macchina con una doppia vasca per il vuoto e una vasca che si sviluppa in verticale e ci permette di confezionare buste ricche di liquido, con salse e olio, con estrema facilità. È molto utile per chi è molto esperto di sottovuoto e sa quanto è complesso in una macchina tradizionale confezionare il prodotto liquido. Scopo della giornata di oggi è capire insieme il corretto utilizzo di uno strumento come la Cuisson e come farlo interagire insieme a un po' di fantasia e della materia prima semplice ma di livello e di qualità per arrivare a dei buoni e interessanti piatti di carne. Chef del ristorante Il Cavallo Scosso di Asti, fautore di una cucina di ricercata semplicità. È venuto a trovarci e ho il piacere di presentarvi Enrico Pivieri. Ciao Enrico. Bene. Ciao Simone e buongiorno a tutti anche da parte mia. Grazie per avermi chiamato a presentare alcune delle ricette che rappresentano il mio ristorante e la mia terra. Cerco, come hai detto, di selezionare gli ingredienti della migliore qualità e di valorizzarli grazie all'utilizzo della tecnologia, perché dico sempre che la tecnologia deve essere al nostro servizio, quindi Certo. dobbiamo sfruttarla al meglio al fine di tirare fuori il massimo dai prodotti che andiamo ad utilizzare. E soprattutto un'altra cosa molto importante che la tecnologia riesce a darci è di avere un'assoluta ripetibilità di quello che facciamo. Chiaro. Quindi avere una buona materia prima ma non avere poi ripetibilità è un problema. Invece avere una buona materia prima, un'ottima materia prima e riuscire a proporla sempre alla perfezione in qualsiasi occasione, con più o meno coperti o comunque con mani diverse che lavorano in cucina, è un risultato che fa veramente la differenza. Certo, hai appena usato nella stessa frase la possibilità di avere degli ottimi risultati, valorizzare gli elementi che proponi e anche di avere costanza nei risultati. Diciamo che sono i tre elementi che spesso accompagnano anche noi quando Certo. raccontiamo dell'utilità di una macchina per il sottovuoto. Quando mi hai parlato della tua cucina, mi è rimasta impressa una definizione, quando me l'hai descritta, e l'hai definita una cucina dalla ricercata semplicità. Certo. Cosa vuoi intendere? Diciamo che secondo me è molto importante, come ho già accennato, la ricerca della materia prima, che però poi non deve essere stravolta, non deve essere stravolta nei gusti, non deve essere stravolta in quello che è la sua essenza, perché se andiamo ovviamente a prendere un'ottima materia prima e poi la distruggiamo invece che cucinarla, ovviamente non stiamo facendo un ottimo lavoro. Nella mia cucina ci sono magari influenze anche orientali o comunque con gusti che escono un pochino dal territorio, però sulla materia prima cerchiamo sempre di essere abbastanza conservativi, cioè nel momento in cui assaggi un prodotto lo devi riconoscere e quindi la tecnologia ci aiuta molto perché riusciamo a trattare nel modo migliore possibile il prodotto e quindi a offrirlo al nostro cliente nel massimo delle sue potenzialità. Ah, bene. Beh, la tua prefazione ha già fatto crescere in me e penso anche a chi ci sta seguendo una curiosità forte Certo. nel scoprire quali sono i piatti che hai preparato.
Partiamo con il primo, che sarà un antipasto. Assolutamente, no? Un antipasto, partiamo con leggerezza, perché parliamo di un'insalatina tiepida di galletto, composta anche qua, come dicevo prima, non da molti elementi. Abbiamo il galletto, quindi il petto di galletto, e, servito con un'infusione di fave di tonka e una gelatina al carpione leggero. Quindi stiamo parlando di elementi molto, molto semplici. Semplici. So che l'hai preparato però in due vesti diverse, no? Sì, abbiamo la sorpresa, diciamo. Ecco. Abbiamo una preparazione, diciamo, più tradizionale, sì, da cucina, che in questo momento è nel nostro SV Termini Rigenerazione, che quindi è in busta. È una preparazione invece che possiamo utilizzare con uno scopo un pochino più basato sulla delivery o sulla vendita. Uh-huh. Quindi lo stesso prodotto, sempre la nostra insalata di galletto, all'interno del vasetto WEC in questo caso, oppure nel nostro sacchetto che poi andremo a vedere. Questo è interessante perché se penso all'operazione di delivery, il tuo cliente che si porta a casa un piatto del genere non lo acquista esclusivamente per mangiare, quindi una confezione vogliamo dire minore, ma può acquistarlo proprio quando ha una cena. Può utilizzarlo per una cena, è bellissimo, certo, da servire proprio come sale. Può servire così, lo può o eventualmente scomporre se invece vuole farne un altro tipo di utilizzo. Abbiamo una conservabilità lunghissima, abbiamo un packaging che è particolarmente interessante, certo, anche esteticamente accattivante, quindi diciamo che riusciamo veramente a dare ulteriore valore al nostro piatto pur non andando a stravolgere niente di quella, certo, che è la preparazione, certo, originale. Mentre nella cucina tradizionale, o meglio nella preparazione di una cucina, certo, per servire il piatto poi ai tuoi commensali, quali sono i percorsi, allora, i procedimenti? Lo vediamo subito. Partiamo da un petto di galletto. Allora, in questo caso ho tolto la pelle, ok? Ora lo andrò a rosolare. Mm-hmm. Ho tolto la pelle perché per questo tipo di preparazione mi va bene così, posso anche utilizzarlo con la pelle per farne un altro tipo di finalità diversa. Utilizzo. Quindi questo lo rosoliamo molto velocemente. Certo. Tu decidi di rosolarlo adesso e poi confezionarlo in vuoto, ma potrei anche decidere di fare il contrario. Assolutamente, vero? Assolutamente. Adesso, mentre rosoliamo, andiamo innanzitutto a confezionare in vuoto un petto che abbiamo già, sì, preparato e rosolato prima e ovviamente raffreddato, certo, perché non possiamo mettere in vuoto prodotti, chiaro, in, diciamo, in temperatura. Quindi questo abbiamo già rosolato, però questo all'interno già, il prodotto è crudo di per sé. Questo è già rosolato, guarda, si vede anche il prodotto è ancora crudo, praticamente crudo. Non facciamo altro che metterlo all'interno del sacchetto con qualche aroma. In questo caso rosmarino, salvia. È personale poi il gusto, perché sì, possiamo personalizzarlo come siamo abituati a dire. Non c'è una ricetta diversa perché cuocio il sottovuoto. La ricetta è e deve essere personale, ognuno ha il proprio gusto e la propria intensità, certo, di profumi, eccetera. Un pizzico di sale. Sì. Siamo già praticamente pronti. Vi faccio vedere che, come avete visto, siamo in diretta, i tempi di rosolatura sono stati proprio velocissimi. Non dobbiamo e non vogliamo assolutamente andare a cuocere. Chiaro, chiaro. Sì, vogliamo solo marcarlo per dargli quel gusto. Certo. Sì, andiamo ad accentuare un pochino la reazione Maillard che dà, esatto, un attimo di sapore in più. Esatto. Sì, diciamo che la variabile nel decidere se rosolo prima o rosolo successivamente è in funzione alla, certo, destinazione del tuo prodotto. Assolutamente. Questo lo rosoli prima perché questo lo rosolo prima perché so già che lo vado a utilizzare per fare un'insalatina tiepida, che adesso tra l'altro andremo a intettare. Volesse ad esempio con lo stesso prodotto, quindi questa piccola suprema, pensiamo anche ad una suprema di pollo, quindi magari un po' più grossa, fare un secondo piatto dove voglio lasciare la pelle, andarla a rosolare per creare una pelle bella croccante per poi ad esempio scalopparlo e servirlo come secondo piatto, con la stessa preparazione praticamente potrei ottenere una cottura tipo solo di in vuoto e la, certo, rosolatura. La rosolatura a quel punto la vado a fare dopo. Qua, certo, invece per non dover poi perdere tempo durante il servizio, L'ho già fatta prima. Chiaro. Quindi in questo caso si metterebbe in cottura, abbiamo una cottura di circa, ora dei filettini piccoli così, un'oretta, uh-huh, a una temperatura di indicativamente 70 gradi. Ok. Hai detto un'oretta, mi viene in mente una domanda. Posso immaginare dove voglio andare a parare? No, perché spesso quando leggo, soprattutto sui social,
Oppure però mi capita magari di parlare con qualcuno che è meno avvezzo alla tecnologia e mi dice che è inutile cuocere un prodotto così sottile come un petto di galletto con il sottovuoto, che non serve a niente perché la cottura tradizionale è molto più veloce e molto più rapida. E ha assolutamente ragione. Bene, arrivederci, grazie. Ha ragione che è più veloce, ah, okay. Non ha assolutamente ragione sul fatto che sia inutile, perché è vero, io potevo andare avanti ancora qualche minuto, facciamo al massimo una decina di minuti e avrei avuto il mio prodotto pronto, però ciò vuol dire che io devo seguirlo per tutto quel tempo, vuol dire che devo avere la preparazione e l'esperienza per farlo, magari non tutti hanno le competenze o l'esperienza per portare a perfetta cottura, pensiamo ad esempio a carne ancora più difficile come può essere il piccione, che hanno bisogno di un controllo particolarmente importante. Quindi il fatto invece di lavorare con questa metodologia vuol dire avere la certezza di avere, come abbiamo detto all'inizio, un prodotto che è sempre al massimo delle sue potenzialità e sul quale ho sempre il massimo del controllo. E questa cosa in cucina è oro, Sì. perché purtroppo lo chef o comunque chi lavora in cucina si trova sempre a dover fare mille altre cose e dover stare lì a controllare minuziosamente Sì, soprattutto nei il momenti tempo di un... di picco di lavoro, perché se magari è una porzione unica e un cliente solo Certo. riesce a controllarlo nel Diventa dettaglio, ma veramente quando ne hai tanti diventa veramente un difficile. po' più complesso. Quindi arriva l'ordine Arriva dalla sala. l'ordine dalla sala, lo mettiamo giù nel nostro CV termo per 5-6 minuti. Perché? Perché ovviamente ci abbiamo già pensato prima, l'abbiamo trasformato in È già fettine tagliato. abbastanza sottili e questo ci consente di avere un tempo di rigenerazione molto, molto veloce e ci consente di avere, altra cosa estremamente importante, un assoluto controllo di cosa ho qua dentro a livello di peso Corretto. e quindi tradotto a livello di costo. Quindi Esatto. non faccio la porzione che mi costa 30-50 centesimi, un euro in più, e soprattutto non faccio la porzione che pesa di più o di meno e Sì. quindi accontenta o scontenta il cliente. Quindi ripetibilità della Chiaro. preparazione. Sì, Ok, certo. direi che adesso possiamo andare ad impiattare. Altro elemento di cui abbiamo bisogno, e lo facciamo velocissimamente all'interno sempre della nostra macchina, è Un olio un aromatizzato. olio aromatizzato. Qua abbiamo olio, uno spicchio d'aglio e delle fave di tonka semplicemente spaccate. La fava di tonka fa un po' fatica a rilasciare, diciamo, Profumo. facilmente i profumi e quindi il fatto di poter utilizzare la macchina con una funzione specifica per infusione ci accelera di molto questo processo. Quindi Ok. invece di lasciare magari un olio per giorni, in pochi minuti riusciamo a Certo. ottenere questo risultato. Quindi Il ciclo specifico di infusione, marinatura, poi che lo vedremo successivamente, ci permette di trasformare, portare degli aromi che sono all'interno di un elemento in un elemento liquido. Quindi in questo caso abbiamo aromatizzato l'olio in funzione di quella che è la tua ricetta, la tua decisione. Diventa assolutamente molto interessante. Tra l'altro non devi neanche aver scorta perché no, in un caso come questo hai assolutamente. poco tempo e lo fai istantaneamente. Assolutamente. Beh, io ti lascio preparare il piatto, te lo Sì, passo io l'olio. andiamo ad aggiungere proprio una fogliolina di salvia all'interno del nostro petto. Come puoi vedere, adesso magari dalla camera è un pochino difficile, ma è perfettamente succoso, anche se tagliato in fette, non vediamo quel risultato che spesso accade con il pollame in generale, delle Sì, fette molto asciutte, stopposo, sfibrate, stopposo. stopposo, assolutamente sì. No, è assolutamente interessante, soprattutto su dei piatti come questi, dove il contenuto della materia prima, o meglio anche il prezzo di vendita, non può essere molto Certo, alto, certo. perché è difficile poi da far percepire al cliente un valore molto, molto, molto alto, magari che ci sia una grossa preparazione. Il controllo del costo è fondamentale, quindi lavorare in monoporzione e decidere già prima quant'è la grammatura che io andrò a posizionare sulla mia ricetta è fondamentale. Come hai detto Assolutamente. prima, per la soddisfazione del cliente di dare sempre la stessa quantità, perché a volte ci sfugge il fatto che qualche volta gli mettiamo quel po' di più pensando di far contento. In realtà no, è un effetto negativo, perché la Certo. volta successiva, quando vedrà meno prodotto, non pensa che la volta prima ne aveva mangiato di più e gli è andata bene, Assolutamente. pensa E che questa volta questo lo stai fregando. comporta, tra l'altro, da parte nostra un'impossibilità di gestione dei costi, perché Bravo, esatto, non corretto. possiamo permetterci di non sapere quanto ci costa un piatto e Non siamo negli ovviamente anni 80 dove i margini diciamo erano che elevatissimi, questa forse marginalità purtroppo non oggi c'è più. possiamo dire che non esiste più e quindi siamo costretti giustamente a lavorare con
con tutto sotto controllo. Ok. Come vi ho detto, avevamo salato prima, sì. Quindi non serve aggiungere sale, la carne ha già la sua giusta sapidità. Aggiungiamo ancora qualche goccia di olio aromatizzato e andiamo a chiudere per dare un tocco di acidità con un foglio di gelatina che ci aiuterà anche nell'aspetto estetico. Quindi un piatto molto molto semplice. Voilà. Semplice e veloce, sicuramente facilmente anche replicabile per chi lavora con te, no? Con la massima perfezione. Beh, siamo partiti con un piatto, con un antipasto, una cottura anche molto veloce. So che invece nella prossima preparazione sfruttiamo il sottovuoto perché per comunque programmarci il lavoro in quella che solitamente è una cottura tradizionale, molto lunga, no? Sì, diciamo che cambiamo radicalmente. Ora prepareremo uno stracotto di guancia di fassona con delle verdure spadellate che metteremo poi ovviamente a conclusione del piatto. Il sottovuoto fa una grandissima differenza in questa preparazione. Sì. Per ottenere uno stracotto, diciamo, fatto come si deve, abbiamo necessità di lavorare a temperature abbastanza alte e soprattutto per tempi lunghi, e anche questo è un processo che non è perfettamente controllabile. Diciamo che gli animali per fortuna non sono tutti standardizzati, non escono da un laboratorio, soprattutto se lavoriamo con materie prime di qualità, dove la biodiversità è ancora più presente, quindi il fatto di poter gestire anche in questo caso il processo ci aiuta molto, ovvero invece che lavorare per 4-5 ore come si fa solitamente a una temperatura, diciamo, vicina all'ebollizione, lavoriamo ad una temperatura più bassa, quindi scendiamo intorno agli 80 gradi e prolunghiamo per avere certezza di andare a distruggere, anche se il termine non è prettamente corretto, però per capirci, di andare a agire come si deve sul collagene, e quindi avere poi una carne che è particolarmente morbida, ma non è sfibrata ed è strutturata. Okay. Mentre l'esagerazione, diciamo, della cottura in sistema tradizionale, con tra l'altro tutti i rischi sempre annessi e connessi, mi dimentico un attimo si attacca, la pentola sul fuoco perché vado a rispondere al telefono, soprattutto gli stracotti sono particolarmente cattivi nel loro... Volevi dire bastardi. Bastardi, ma non si può dire. Nel loro essere, perché a un certo punto, chi li fa ogni tanto lo sa, si assorbono con una velocità incredibile i succhi e iniziano ad attaccare. E quindi... siamo alle solite, è vero, siamo tutti bravi e quant'altro, però avere qualcosa in meno da controllare all'interno di una cucina è oro. Okay? Oltretutto, quello che fa la grossa differenza, mi dicevi prima... Il grossissimo vantaggio è una concentrazione di aromi, perché ovviamente lavoriamo in un ambiente chiuso, quindi tutto ciò che è volatile, normalmente quando alziamo il coperchio, il profumino è bello, però sta andando via. Cioè, quella è materia proprio che sta evaporando. E ovviamente lavorando in un ambiente chiuso c'è il grossissimo vantaggio di ridurre di molto quello che è il calo peso. Certo. Beh, la riduzione del calo peso ha due grandissimi vantaggi. Il primo è assolutamente un vantaggio qualitativo, no? Se ho meno calo peso significa che all'interno del mio prodotto ho più liquido, ho più succhi, quindi ho un prodotto più gustoso, sì, più profumato. A nessuno di noi piace mangiare della carne stopposa perché ha perso tutti i liquidi, quindi sicuramente è un prodotto più buono da mangiare. E secondo, un aspetto economico, avere un minor calo peso significa vendere molto molto più prodotto e quindi a fine giornata, a fine settimana, a fine mese, tirare il cassetto e trovarmi qualche soldino in più. Se mi dai ancora due minuti, approfitto della lavagna, faccio un piccolo specchietto significativo. Sì, perché molto spesso sento parlare di calo peso, parliamo tutti di calo peso, però è bello quantificare perché ci si rende conto di quanto fa la differenza pochi valori. Io partirei con un esempio semplice, magari 10 kg di carne, giusto perché a livello matematico aiuta. Sì, è una produzione comunque che ha abbastanza senso. Una cottura tradizionale, che calo peso posso avere di un prodotto di questo tipo? Una cottura tradizionale così lunga a un 30% indicativamente. Mentre in una cottura in sottovuoto... Siamo intorno al 10. Mettiamo il 10, perfetto.
Questo cosa significa? Che su 10 kg di carne, se io ne perdo il 30%, perdo 3 kg di prodotto, quindi meno 3 kg. In una cottura in sottovuoto, su 10 kg di carne, il 10% perdo 1 kg di prodotto. Calcoli molto semplici di matematica, 3 meno 1, 2, significa che mi trovo 2 kg di prodotto in più. Quindi in una cottura in sottovuoto rispetto a una cottura tradizionale, sullo stesso prodotto, con la stessa ricetta, quindi andrò a venderlo anche allo stesso cliente. La mia certo. quotidianità, io vendo 2 kg di prodotto in più. Quanta carne metto in un piatto di questo genere? Esageriamo, la porzione standard è da 150, ma facciamo 200 così. È anche così più la facile. Matematica. Ma in realtà, andremo a guadagnare di più, però esatto. facciamo 200. Però 200 significa che su 2 kg faccio 10 porzioni in più. Posso sì. vendere 10 porzioni in più. Quindi più 10 porzioni. Qua poi ognuno ci dà il suo valore, certo, ma almeno una certo. quindicina di euro, proprio sì, un buon sì, prezzo. Sì, no? La materia prima, sì. Esatto. 15 per 10. Più 150 euro. Ecco qua che cosa significa calopeso. Calopeso significa poter sfruttare al meglio una tipologia di cottura per avere un maggior risultato qualitativo, perché il cliente sarà più contento perché trova una carne più morbida, più certo. costosa, più profumata, ma sarò contento anch'io perché su 10 kg di carne mi trovo sul cassetto 150 euro in più. E 10 kg di carne non li vendi in no, un anno, li vendi molto velocemente. Assolutamente. No? Torniamo alla ricetta. Quindi certo. i passaggi qui quali sono? Io ho la mia guancia. Beh, innanzitutto selezioniamo delle guance di ottima qualità e quello che voglio dire, se stiamo risparmiando, possiamo permettercelo. Esatto. Quindi invece di adottare quelle dinamiche economiche distruttive dove vado a scegliere una materia sì, prima sì, sì, scadente sì. per risparmiare, no, poi posso permettermi no. di ragionare all'inverso. Anche perché quindi... con la materia prima scadente deludo anche il sì. cliente. No? Quindi scegliamo delle guance di qualità. Allora, le rosoliamo. Sì. Qui ho già fatto, per una questione di tempistiche, parte del procedimento. Questa è la guancia che è stata rosolata. Le verdure, anch'esse sono state rosolate. Abbiamo del vino sì. dealcolato. Quindi abbiamo gli stessi elementi io della cottura tradizionale, che in realtà è iniziata come la cottura tradizionale. Sì. Poi nel momento in cui avremmo dovuto bagnare con... dell'acqua o comunque sì, coperchiare per controllare la cottura, da lì ci liberiamo dall'incombenza sì. e andiamo a mettere semplicemente tutto all'interno del sacchetto. Sì, perché bisogna staccare l'idea che la cottura in sottovuoto deve essere o tutta cotta in vuoto o per niente cotta in vuoto. Ci possono essere dei passaggi da compiere in vuoto, altri passaggi da compiere in maniera tradizionale. Assolutamente. In funzione al gusto, alla rifinitura del prodotto. Uscire da quel concetto sbagliatino per cui la cottura in vuoto è tutto uguale. No, no, assolutamente. Quel punto di partenza, è come dire tutto quello che arriva dal frigo è tutto uguale. No, dipende poi come lo cucini. E qua vale la stessa cosa. Chiaro. Aggiungiamo ancora, come abbiamo fatto prima, un pochino di sale. E quindi, come potete immaginare, il grossissimo vantaggio che abbiamo qua è di avere un prodotto che raccoglierà al massimo i succhi, manterrà un'aromaticità importante, quindi sentiremo comunque, senza che siano invadenti, però la presenza delle verdure, la presenza degli aromi, perciò abbiamo un risultato sì. che è sicuramente notevole. Voilà, andiamo a confezionarlo. Ok, una volta confezionato in vuoto, andiamo in cottura. 12 ore, indicativamente 82-85 gradi. Dico sempre indicativamente, molti diranno, ma allora ci vuoi dire. Perché effettivamente è giusto che ognuno trovi anche in quello la sua, poi dipende spesso anche dal prodotto. Quindi. No, la cosa però interessante è che se tu cuoci a 82, il tuo cliente, e cuoci sempre a 82, avrai sì, sempre sì, lo certo, stesso certo. risultato. Una volta che abbiamo trovato in base al nostro prodotto. È come mettere il grammo in più o in meno di sale. Assolutamente. È una questione personale. Quindi quando parli di 12 ore, immagino che parlerai di una cottura notturna quando tu sei a letto e le macchine lavorano per te. Assolutamente sì. Torno al discorso che ho fatto prima. Non dobbiamo essere noi a lavorare per le macchine, ma dobbiamo essere le chiaro. Macchine a lavorare per noi. Quindi a differenza della brunsa, detto in piemontese, della pentola, dove sono io che devo stare lì a far lavorare la pentola, certo. in questo caso io metto qua dentro ed è la macchina che lavora per me e io posso fare altro. Certo. Quindi tipo lo mettiamo
a 82 gradi e se ne riparla tra 10-12 ore. Perfetto. Shelf life? Ma su questo prodotto che ha una cottura così lunga, almeno 35-40 giorni. Sì, questo non significa che dobbiamo produrre per 40 giorni, perché probabilmente non abbiamo neanche poi conservatori per mantenere il frigo per 40 giorni, però cambia la mentalità di produzione. Quindi se ho una shelf life molto lunga, non devo più produrre per un giorno, due, tre, in funzione di quella che è la durata del prodotto standard, normale, ma posso iniziare a far lavorare le mie macchine per la massima capacità produttiva. Quindi quando vado a cuocere un prodotto, penso quant'è la shelf life di quel prodotto e penso quant'è la capacità massima di produzione della mia macchina. Se le due cose combaciano, io con un'unica cottura, quindi un abbattimento dei costi di produzione, ma anche un abbattimento dei costi di lavorazione da parte del mia o di un mio collaboratore, così come un'ottimizzazione dei costi d'acquisto, riesco a standardizzare un'unica cottura, avendo anche sempre a disposizione poi delle ricette finite per andare a servire i miei clienti, perché una cosa mi ha colpito quando parlavamo questa mattina, che mi ha detto: io non deludo mai un mio cliente, ho sempre il 100% dei prodotti che ho alla carta. Oltre all'aspetto economico della mancata vendita, quindi stiamo perdendo la vendita soldi, di un prodotto, certo, stiamo perdendo dei soldi, soprattutto a livello di immagine, un cliente che magari ha fatto dei chilometri per venire a mangiare da te, perché la volta prima aveva mangiato quella guancia strepitosa, arriva e dice: no, guarda, non ce l'ho. Puoi dargli il miglior prodotto che hai in cucina, diciamo, rimarrà sempre del rimarrà scontento. E quindi, soprattutto per quel motivo lì, è bene cercare sempre di gestire le scorte nel modo migliore. Oggi non è facile, però, se non ti appoggi. Poi, quando hai detto mancata vendita, mi è venuta in mente una lezione, una frase che ho sentito appena iniziato a fare questo lavoro, di un collega, che è banale quanto è vera, no? E mi dice: guarda, nel mondo dell'istruzione è diverso da un capo d'abbigliamento. Certo. Oggi non lo trovo, vai il giorno dopo, ne prendi anche due, perché intanto sei là. Nel mondo della ristorazione, quello che non vendi oggi, non vendi il doppio domani, no, perché comunque una cosa sola manda il cliente. No, assolutamente. Quindi quando è perso, è perso. Ando alle mie chance divaganti. Ti arriva l'ordine dalla sala? Sono passate 12 ore. Bene. Unica piccola differenza, questo è già porzionato. Questo è praticamente cotto durante la notte, al mattino lo prendiamo, lo porzioniamo, facciamo ridurre la salsa e lo insacchettiamo monoporzione. Siamo di nuovo al concetto di prima con il galletto. So il peso preciso, so precisamente quante porzioni ne ho, anche perché c'è anche questo problema. Io magari taglio l'arrosto fetta a fetta, giorno per giorno, penso di farne 10 porzioni, invece ne faccio solo 8. Quindi me ne mancano due, invece qua so che ho 18 porzioni in frigo, so che ne ho 27, però lo so con precisione, quindi so anche quando sto arrivando al punto il momento del in cui è ora di fare il riordino, quindi è tutto assolutamente sotto controllo. Al momento del servizio, tempo 10 minuti, un quarto d'ora di rigenerazione a una temperatura indicativamente di 65-70 gradi e possiamo già andarla a mettere all'interno del nostro piatto. Quindi direi che possiamo vediamo il piattamento. Adesso vi farò vedere, tra l'altro, il vantaggio di avere un prodotto che ha già la salsa praticamente perfettamente legata. Quindi una cosa che solitamente durante il servizio può essere complicato, come al solito, seguire la salsa, questa è già a posto. Quindi abbiamo la nostra guancia. Andiamo a mettere all'interno del piatto la salsa, che non si può dire che non sia legata. No. Io faccio da testimone per quanto riguarda il profumo, perché è arrivato già. Abbiamo preparato sempre a bassa temperatura dei peperoni, in questo caso dei mini peperoni. Particolarmente dolci, dei quali si possono mangiare anche i semi, quindi anche qua l'utilizzo poi durante il servizio è molto veloce, che ci danno anche un pochino di colore al piatto. Anche di colore, perché è un colore fantastico. Sì, perché ovviamente con la cottura sotto vuoto, soprattutto con le verdure, non abbiamo il problema dell'ossidazione, quindi riusciamo a mantenere dei colori particolarmente vivi. Della belga che abbiamo appena scottato sulla piastra. Voilà. In modo proprio molto semplice, in un minuto sì, siamo infatti riusciti a creare un piatto che, bene o male, può fare, ecco.
Dovevamo togliere la camera Dobbiamo prima, inchiodarlo, così può anche fare bello. la sua Bellissima, figura. bellissima. No, questo è strepitoso perché ci fa capire come riusciamo una preparazione lunga con la giusta organizzazione a trasformarla in una preparazione espressa nella praticità Certo. del servizio. Perché quello che non dobbiamo dimenticare è che noi possiamo essere lunghi nella fase di preparazione, perché Sì. l'importante è essere organizzati, cioè Certo. le tue 12 ore di cottura in realtà sono pochi minuti, che è la parte della Sì, rosolatura, sì, sì. il tempo che metti in acqua, e poi le 12 ore le fa la macchina, tu sei da Certo. un'altra parte, a casa, al Assolutamente. pub, Sì, la dove notte soprattutto è ideale esatto, anche dove per una questione poi preferisci. di costi, di Però energia e quant'altro. a noi cosa interessa? Essere veloci al momento del servire il piatto, e qua Assolutamente. siamo riusciti a servirlo in poco tempo. Quindi una cottura lunga gestita con il sottovuoto, che è un po' lo stesso concetto del prossimo piatto, Sì. dove ho un processo di lavorazione lungo, anche se in realtà di cotture Sì, mi sembra ci sia. è un prodotto crudo che però necessita di un tempo lungo di preparazione, chiamiamola così. Il piatto che andiamo a presentare è un filetto, proprio la parte del filetto sempre della fassona di razza piemontese, che ha subito questo processo di marinatura semplicemente passandolo all'interno di sale e zucchero. Normalmente un processo che richiede poi però diverse ore, anzi, soprattutto invece che semplicemente passarlo, bisogna proprio Riempire un riempire contenitore. una gastronorma e metterlo all'interno del sale e dello zucchero con tutta una serie di possibili complicazioni, ovvero se viene fatto comunque in aria libera può essere toccato, può essere contaminato, dovremmo avere una cella di maturazione per la carne, però non tutti i ristoranti ce l'hanno. Quindi questo è il prodotto Sì, questo dopo. è un carpaccio di Sì, pesce di faremo. manzo. Questo è il prodotto iniziale, diciamo, dal Ok, quale faremo il carpaccio. Avendo fatto. aggiungo una Sì, cosa prego. che a me colpisce sempre quando parliamo di marinatura in vuoto, al di là dei tempi, cioè che è molto Certo. veloce, e al di là della questione che è importantissima di utilizzare poco prodotto per la marinatura, perché solo il prodotto che Certo. rimane appiccicato e non serve riempire un contenitore. Quindi comunque a fine anno sono dei soldini che fanno sempre la differenza. Mi piace il fatto che la parte più spessa e la parte più Assolutamente. sottile hanno la stessa marinatura, quindi lo stesso prodotto morbido, non ho assolutamente parti bruciate, scarto che No, perché il devo. processo è comunque molto più controllato, quindi Esatto, non c'è esatto. un'aggressività da parte diciamo, del sale e dello zucchero che ce lo vanno a disidratare di più in certi Quindi punti. io ho preso il mio filetto, l'ho passato a sale e zucchero, messo in sottovuoto, lasciato in Sì. frigo. Sono passate 36 Sì, circa ore 36 ore per questa e ho attrezzatura e ho la questo parte prodotto, iniziale il piatto. del mio piatto che adesso andiamo a completare. Questo in questo caso è marinato in una riduzione di porto. Cosa Questo succede? Vai. è il momento in cui tu ricevi l'ordine. Cioè, questo ce l'ho già, Assolutamente, arriva l'ordine dalla sala. questa è una cosa molto importante perché in questa tipologia di piatti, che siano marinate, che siano citronette o qualunque vinagrette o qualunque tipo comunque di agente che ha un'aggressività sul nostro prodotto, abbiamo dei tempi molto, Lunghi. molto calcolati, tra l'altro. Cosa succede? Dovrei partire con la marinatura 2, 3, 4, 5 ore prima, a seconda poi del risultato che voglio ottenere. Il fatto che se io penso magari questa sera di fare 20 coperti, vado a marinare, penso che escano 10 porzioni, vado a marinare 1 chilo di filetto, poi magari ne escono 3, 7, Ho le o le mangio, però poi ci sono tutta una serie di conseguenze, o mi tocca buttarle via, che non è mai bello, e non ce lo possiamo permettere oggi. Allora, in questo modo, la marinatura vera e propria la andiamo a fare al momento del servizio. Quindi abbiamo un duplice vantaggio, quindi quello di non avere sprechi e di avere un prodotto particolarmente interessante perché si va praticamente a idratare di quello che gli abbiamo ovviamente Certo. tolto durante la prima fase all'interno proprio della marinatura stessa. Quindi velocissimamente andiamo a tagliare, in questo caso faccio delle fette non troppo sottili perché voglio che abbia una sua masticabilità. Un colore. Esatto. È un colore stupendo. E oltre ad avere un colore stupendo, è un colore omogeneo. Omogeneo e ripeto, ottenere questo risultato fuori dal vuoto si parla di molto più tempo, molto più controllo, cambiare più spesso Sì, la marinatura, non è per niente semplice, ecco.
anche a livello igienico è molto più ed è molto più sicuro. Rischioso, È molto, sì, assolutamente. esatto, è molto più sicuro questo in vuoto. Wow. Questa è la porzione. Quindi, questo prodotto, se non lo consumo oggi, lo convenziono in vuoto. Qua possiamo andare avanti tranquillamente 10-12 giorni su prodotti ancora più disidratati, visto che uno degli elementi certo, per aumentare la conservazione certo. del prodotto, fino ad arrivare alle carni secche, è andarle a disidratare. Su un prodotto più disidratato, allungo ancora, allungo ancora la conservazione. L'importante è toglierlo dalla marinatura. Sì, l'importante è tolgo, lavorarlo velocemente, metterlo di nuovo subito al freddo, ricordiamoci di non lasciarlo, sì, lasciarlo in giro, immediatamente all'interno del sacchetto sottovuoto, quindi non ci sono possibilità di contaminazioni. E il nostro prodotto, veramente, anche se è una carne praticamente cruda, perché questa qua l'altro ieri mattina era dal macellaio sul banco, però il colore è quello di una carne che ha subito un processo. Ok, nella nostra marinatura. Tempo un minuto e siamo in grado, un minuto, qualche minuto. Ciao, 5 siamo... ore, cioè ci vediamo fra 5 ore. In realtà dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Perfetto. Ok. Cioè, la cosa più interessante è come sfruttare questa tecnologia sì. al momento del servizio, cioè non vedere la macchina per il sottovuoto solo ed esclusivamente per confezionare. No, perché sarebbe un 3% delle sue, sì, esatto, delle esatto, sue funzionalità, esatto, che è una funzionalità importantissima, però diciamo che mettendoci, non dico fantasia, perché poi in realtà si tratta solo di applicare vabbè, di più quello che la tecnologia mette quella che a la tecnologia. Quindi con un attimo di ragionamento su quelli che sono i nostri processi, sì. possiamo andare a ottimizzare veramente sì, sì, certo, tantissime certo. cose. Sì, ma è interessante, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, come ormai la macchina per il sottovuoto non è utilizzata solo nel momento della preparazione, cioè staccato da quello che è il servizio, ma è una macchina che è accesa le 10-12 ore che io sono in cucina, tra l'altro, ma lavorando. Chi come me lavora poi in monoporzione, ancora di più. Ti dico, cioè, si lavora veramente con dei regimi, però secondo me è impagabile il fatto di avere tutto separato, tutto in monoporzione, tutto pronto per essere servito in pochissimo tempo. Certo, è veramente a livello poi di logistica, di gestione della cucina, che torniamo a parlare poi di sì, soldi, perché poi la logistica, una buona logistica, una buona gestione vuol dire risparmiare tanti le soldi. Le aziende più in salute si ha l'abitudine sempre di dire che sono le aziende più organizzate. Organizzate, assolutamente. E quindi la cucina è un'azienda, il ristorante è un'azienda. Quindi se sono ben organizzato vuol dire che lavoro bene, ma vuol dire anche che riesco a risparmiare dei soldi. Indubbiamente. Che giustamente, l'ho detto prima, spendere poco, cioè risparmiare pensando di acquistare sì, quello la materia l'errore, prima. L'errore che poi si va sì, a fare dal punto di vista imprenditoriale che si posso, inizia una capire, discesa piccola. Esatto, esatto. Però... una suola di scarpe, anche se trattata bene, diciamo, rimane una suola di scarpe. Miracoli no? Non ne possiamo esatto. fare. Esatto. E quindi comprare della materia prima buona, però risparmiare durante le fasi di lavorazione, mi permette di vendere una materia prima buona, quindi il cliente la recepisce e poi la mangia, quindi sente il gusto della materia prima buona, però io mi permetto di guadagnare qualche soldino. Sì, noi abbiamo finito una preparazione assolutamente, che solitamente... sarebbe interessantissimo vedere, e ora lo facciamo, il colore. Perché abbiamo una carne che sembra che sia stata marinare una settimana. E giuro che non ci sono coloranti. Sì, stupenda. Solo vino dealcolato, solo porto. Questo è il risultato di una carne che fa giorni, 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 sì, giorni di marinatura. Sì, sì, sì. Il fatto che se avesse fatto giorni e giorni di marinatura la dovrei buttare via. E vedi anche come, quello che dicevo prima, come si è reidratata. Sì. Sì, sì, sì. È molto più morbida, quasi, quasi si spacca adesso, sì. Ha quasi difficoltà. E così è sempre un risultato costante, perché in un metodo tradizionale chi la mangia, esempio, il primo giorno, il quinto giorno, cavolo. Avrebbe due risultati completamente sì, diversi. Sì, sì, sì. E soprattutto il secondo giorno diciamo che quasi non si può già più utilizzare. Sì. Ok. Andiamo giusto a asciugare leggermente da quello che è l'eccesso, però io credo che... La differenza sì, sì, è enorme. Sia evidente.
Anche questa, come sempre, i nostri 3-4 elementi, non di più, la serviamo in modo semplice semplice. Mettiamo le nostre fettine, cercando di fare un po' di volume al centro del piatto. E questa è già un'applicazione che inizia a diventare la cosa che mi piace di più è quello che hai detto. In un sistema tradizionale questo è un piatto che in sostanza non potresti neanche pensare di proporre, no, cioè nel senso che si può anche fare, ma devi mettere in conto di sprecare tanto. Se non hai un menu fisso, ecco, dove esatto, sai che... Oppure solo una cena, una certa un banchetto. Ne vanno un certo numero di porzioni. Sì, esatto. Mettiamo qualche ravanello marinato. Anche questi sono tagliati semplicemente a lamelle e poi messi in un sacchetto sottovuoto con un filo di aceto di riso, un goccio d'olio e un pizzico di sale. Okay. L'azione dell'aceto fa uniformare il colore, il colore in questo modo lo rende unico, la certo. Permanenza in vuoto. Una parte croccante che è amaranto tostato, quindi molto, molto, molto semplice. E gli dà anche sapidità, quindi non ho bisogno di aggiungere sale. Okay. E anche qua, come avete visto, in pochissimo tempo sì. Siamo riusciti a creare un piatto. Poi possiamo aggiungere quello che vuole, il concetto che vale. Certo, quindi, chiaro. Poi ovviamente possiamo cambiarlo di forma o comunque aggiungere o togliere quello che vogliamo, ma il concetto è che abbiamo fatto una marinatura che richiederebbe ore e ore e ore in tre minuti. Complimenti, perché chi non conosce il piatto e non ha visto una preparazione di questo genere, se arriva un piatto così, la prima domanda da addetto ai lavori mi chiederei come ha fatto a comporlo, a prepararlo. Quindi è bellissimo vedere là dietro le quinte come in realtà potrebbe essere facile, è facile da certo. Proporre, conoscendo quali sono le funzioni sì, di una macchina per il vuoto, come la cuisson, l'effetto della marinatura, i sticky chef. Che ci permette di arrivare velocemente, certo, a delle preparazioni vincenti. Vedo dei piatti ricercati e semplici, quindi ritrovo quella che è la descrizione, che mi hai fatto. Quindi mi incuriosisce, i tuoi clienti chi sono? Ma allora, il mio cliente è un cliente, innanzitutto abbastanza consapevole di quella che è la nostra cucina, perché noi non siamo in una zona di passaggio, non siamo in una zona particolarmente turistica. Cercano un'esperienza di qualità, senza voler per forza ricadere magari nel locale dove c'è un lusso eccessivo che a volte magari mette anche un attimo a disagio, perché dipende un pochino, a volte si ha voglia, a volte sì, no, sì, chiaro. Diciamo così. La fascia di età è più o meno tra i 40 e i 55 anni, desidero sperimentare una cucina che va anche un pochino al di fuori della tradizione. E nella mia ricerca c'è molta ricerca, soprattutto come dicevo prima, sulla materia prima, quindi non sono per forza concentrato al 100% sul chilometro zero, diciamo così, ma sia ovviamente territorio, ma comunque anche qualcosa che esce leggermente fuori. Ok. Torniamo alle ricette. Assolutamente. Allora, tu non lo potevi sapere, ma con le prossime due ricette... E non ci siamo messi d'accordo. Non ci siamo messi d'accordo, è vero. Mi hai fatto un assist a porta vuota, ma... nella finale mondiale, no? Cioè, bene, proprio hai colto in pieno quelle che sono le mie argomentazioni che spesso propongo a chi si avvicina da poco al mondo del sottovuoto. Una sposa in pieno quella che è la filosofia dell'organizzazione che dà il sottovuoto, cioè partire da un unico elemento base di preparazione, certo, e dare la possibilità di sviluppare ricette di tipo diverso, che ti permettono una massima flessibilità. La seconda invece argomentazione risponde a una domanda che anche in maniera provocatoria, ma non troppo in realtà, perché è una realtà, io faccio spesso nelle dimostrazioni Orved in giro per l'Italia con i nostri rivenditori, che spesso chiedo, ma secondo voi si può fare una preparazione che prevede una frittura in sottovuoto? È una domanda interessante, ma la risposta è assolutamente sì. Torniamo al discorso di prima, sottovuoto è un processo, sì, e poi possiamo andare a finire il piatto come vogliamo. Esatto.
soprattutto se vogliamo fare delle fritture di prodotti particolarmente spessi, sì, quindi che escono un pochino da quella che è la frittura classica, dove magari sono tutte parti per ovvie ragioni sottili o comunque piccole come sì, dimensioni, il sottovuoto ci aiuta tantissimo, anzi è praticamente indispensabile perché ci porta in temperatura il prodotto, cosa che non potremmo fare friggendo direttamente perché andremo a bruciare la parte esterna, perché esterna, ovviamente si frigge a temperature abbastanza elevate, intorno ai 160-170 gradi, e quindi non riusciremmo ad avere il tempo per arrivare a portare il calore all'interno del prodotto. Quindi assolutamente sì, ed è quello che vedremo nelle nostre due ricette. Anticipiamo, una è una milanese. Una è una milanese piemontese, una milanese in Piemonte, chiamiamola così, okay, abbiamo utilizzato una carne tipicamente piemontese. Non abbiamo fatto una milanese classica, okay, con l'osso o quant'altro, abbiamo utilizzato il concetto della frittura, sì, della carne milanese, però la cosa interessante è che partiamo dallo stesso pezzo di, okay, carne che abbiamo già. Quindi diciamo il semi lavorato, e non me le vogliano gli appassionati di Fassona, eccolo, è il controfiletto di Fassona, no? È, sì, il semi lavorato da cui partiamo per concludere con queste due ricette. Sembra poco nobile che abbiamo semilavorato, ma in realtà tecnicamente quello. Quindi questo è un aspetto molto, molto importante, perché abbiamo un prodotto che riusciamo a utilizzare in due declinazioni completamente differenti, perché uno sarà appena scottato e l'altro sarà invece una vera e propria frittura, però senza il rischio di incorrere in errori né in uno né nell'altro, certo, certo, né nell'altro caso. Capita la classica milanese, capita a volte, soprattutto vicino all'osso, di trovarla non, certo, perfettamente cotta. Assolutamente, assolutamente. Anche un profumo non troppo grande. È un rischio. Esatto. Qui il prodotto è cotto, quindi quello che devo fare è la, sì, rosolatura della parte esterna. Qua l'ho portato alla temperatura che volevo. Adesso, sì, a me per questo tipo di preparazione interessava arrivare a una temperatura di 50 gradi circa, quindi abbiamo ottenuto più o meno quella temperatura lì. Pensate ad esempio alle tagliate, sì, un ristorante che tratta molto la tagliata può fare una prelavorazione in, sì, questo modo, lavorando a diverse temperature, sì, e quindi avere il suo prodotto carne pronto, sangue, media cottura, assolutamente, cotto, serve solo poi diciamo, rosolarlo o marchiarlo, sì, sulla griglia, e abbiamo la certezza di avere un prodotto perfetto e posso servirle assieme, e possiamo servirle insieme, assolutamente. Quindi in questo caso facciamo, dividiamo a metà, uniformità di cottura, ovviamente, colore unico, e faccio un'impanatura doppia, sì, okay? Quindi è importante asciugarla bene prima per evitare poi che si stacchi, no? Inconvenienti, assolutamente. Intanto che termini sì, la panatura che fa in diretta, voglio un attimo attirare l'attenzione sul tipo di buste che stiamo utilizzando, perché magari non si è notato in cam, ma le nostre buste, le buste che utilizziamo, sono delle buste di colore azzurro. Qual è la caratteristica di questa busta? Sostanzialmente hanno due vantaggi. Primo, di essere una busta che si chiama Cook and Chill, e ci permette di utilizzarla sia a temperature negative sia a temperature positive. Quindi è una busta idonea alla cottura, ma anche all'abbattimento e anche all'abbattimento in negativo. Cosa che una busta di cottura tradizionale non permette l'abbattimento in negativo. Ma aggiungerei un altro. Il colore azzurro permette anche di riconoscerla facilmente all'interno di un cassetto dove ho anche delle buste magari trasparenti da conservazione. L'elemento che ritengo e riteniamo più importante è l'elemento della sicurezza. La busta azzurra nasce dall'esperienza che Orved ha nel confezionamento, nell'industria alimentare, dove tutto quello che non è prodotto alimentare, tipo guanti, tipo grembiuli, eccetera, viene utilizzato di colore azzurro. Perché? Perché se durante la fase di lavorazione, in maniera accidentale, un pezzo di plastica finisce nel piatto, il trasparente non riesco a vederlo. Il colore azzurro invece, dal momento che non c'è preparazione o non c'è ingrediente di colore azzurro che siamo abituati a preparare,
mi salta subito all'occhio, quindi questa è l'unica busta che mi garantisce assoluta sicurezza in termini di lavorazione della mia cucina. Siamo arrivati alla parte della frittura. Stiamo friggendo. Anche qua ci ruberà giusto un paio di minuti, perché non abbiamo necessità di portare a chissà quale temperatura. Devi dorare la parte esterna. Prodotto, certo. Per la panatura non c'è un'esigenza particolare, un pane, ognuno la fa. Io, è una ad esempio, utilizzo un pane panco perché dà una croccantezza che mi piace particolarmente. Ma è la tua ricetta, se voglio dire. Insieme serviremo delle patate, se vuoi raccontare tu. Questa cosa. Sono delle patate che immagino tu abbia cotto in monoporzioni, sotto vuoto. Assolutamente. Immagino 85 gradi, ormai sto imparando. Sì. Sarebbe grave il contrario, visto che è qualche anno che ormai battico in questo settore, sì. Ma che puoi tenere sempre a disposizione. Sì, questo è un grossissimo vantaggio, perché per quanto sia un prodotto banale, ma lo è, sì, però, a un certo punto. È però quel contorno nel piatto che... Molto spesso ci si dedica all'elemento principale del piatto, regalandogli massima attenzione. E anche da consumatore, devo dire che qualche volta il contorno viene un po' tralasciato, o magari non tralasciato nel senso che non ci si bada, ma non gli si regala la stessa attenzione, però il consumatore mangia tutto assieme. E quindi una patata cruda, piuttosto che una patata bruciata o stracotta, a volte è quello che fa la differenza anche proprio nella preparazione del piatto stesso. E quindi poter lavorare con una precottura ci permette di, o meglio, di una cottura in vuoto, ci permette di andare ad ultimare il prodotto in maniera perfetta in pochissimo tempo e sempre uguale, perché il prodotto dentro è perfettamente cotto. Soprattutto come vogliamo, perché se vogliamo servirla come patata, diciamo, a vapore o bollita. Sì. Ora, bollita può sembrare brutto, ma è particolarmente piacevole mangiata anche direttamente così. Queste qua, tra l'altro, sono state fatte in burro e rosmarino. Okay, il burro rimane praticamente crudo, perché 85 gradi non... Ecco qua. Direi che in pochissimissimo tempo abbiamo una... E guardate anche, adesso arrivo con le patate, che ho messo giù dopo la carne, quindi in meno di un minuto abbiamo una patata che è perfettamente... Adesso ovviamente la croccantezza da video non si può, purtroppo. Però è purtroppo perfettamente croccante fuori ed è come si può dire, fondente dentro. Perché, perché non hai la necessità di andarla a cuocere all'interno, perché dentro è già cotta, idem la carne. Era già cotta. Ho solo la necessità di dare la doratura alla parte esterna. Certo. Il commensale che ha ordinato la milanese, anzi la piemontese. La piemontese, sì. Cosa ti ho ordinato? Un tataki insieme? Oh mannaggia, due piatti insieme. Due piatti insieme. Allora ci toccherà accontentarlo. Ecco, esatto. Quindi lo stesso pezzo di carne di partenza. Giusto il tempo che la milanese riposa un attimo, per evitare ovviamente che vada a tirare fuori troppi succhi. Questa qua è ancora calda. In un attimo noi siamo in grado di far uscire anche il tataki, che è ancora più veloce, perché è una carne appena scottata. Come contorno nel tataki invece andiamo ad utilizzare delle rosette di cavolfiore, che adesso io ho già in temperatura, ma se vuoi svelare un segreto. Questo è esatto. Questo è un piatto che Enrico in realtà utilizza anche per soddisfare i vegetariani o i vegani che vanno a visitarlo, a fargli visita nel suo ristorante, perché lo trasforma in una bistecca. Quindi il pezzo così intero, così preparato, così tagliato, viene poi condito, vedete, in questo caso con del curry, la consistenza. Però una consistenza bella, per quello che la chiamiamo bistecca, perché sembra effettivamente esatto, una, viene una passato bistecca in una padella e viene servita a mo' di bistecca. Adesso lo utilizzerò come elemento del tataki, quindi appena scottato, però intero così com'è piastrato, il risultato è quello di una bistecca. Abbiamo utilizzato una punta di fumo liquido che facciamo noi con il nostro affumicatore, e di conseguenza riusciamo a dare un prodotto originale anche per quelle che sono le esigenze di una cucina un pochino diversa dal tradizionale. Certo. Goccio d'olio, normale. Ecco qua. Voilà. Quindi, mentre scotto il tataki, posso già impiattare
questa, la croccantezza c'è e si sente. Si sente la croccantezza, ma ha un colore all'interno che è favoloso, voilà. Fa luce. Okay. Nostre patate. Giriamo. Ormai chi mi conosce dirà che, che in realtà sono tutti i miei piatti preferiti, però ecco, sto facendo il filo alla cotoletta e sarà il primo piatto che, finito il webinar, me lo addento, perché il fritto è sempre uno dei miei piatti preferiti. Qualche goccia di maionese alla salsa di soia, quindi anche qua siamo in assoluta semplicità, e direi che è giunto il momento anche di uscire con il nostro tataki. Quindi in un attimo abbiamo i nostri due piatti praticamente pronti. Dallo stesso pezzo di carne siamo riusciti a fare due piatti completamente diversi. Assolutamente. Soddisfare anche gusti e palati diversi. Ma questo è ottimizzazione degli acquisti, sì, ottimizzazione del lavoro. Un prodotto unico ti permette di avere due referenze nel tuo menu. Assolutamente, e ovviamente una gestione di tutto quello che è il processo di cucina, cioè, che ci permette di liberarci del tempo, perché poi una delle risorse di cui noi abbiamo più bisogno nel nostro lavoro è il tempo, che può essere dedicato a fare cose decisamente più interessanti, sempre nel contesto del nostro lavoro, anche ogni tanto farci i cavoli. Ma anche semplicemente stare con la famiglia, che non è una cosa assolutamente da sottovalutare. Qui invece abbiamo morbidezza. Guarda, tanto poi la lascio mangiare a te, se vuoi controllare anche solo la temperatura interna. Abbiamo è una carne che è piacevole, non è fredda, perfetta, è assolutamente cotta, ed evitiamo di con un colore omogeneo. Ecco, la cottura in sottovuoto, questo mi diverte sempre, faccio un po' il personaggio con gli amici quando sono a cena assieme, nel far capire quando è cotta in sottovuoto. La cottura in sottovuoto è quando ho un prodotto o un pezzo di carne che è perfettamente omogeneo nella cottura, è solo un po' più scuro solo nella fascia della cottura. Certo, quindi non ho una cottura che parte da un colore molto scuro, arriva a rosso solo al centro, ma ha una cottura perfettamente omogenea in ogni parte. Serviamo semplicemente con una salsa barbecue, okay, e i nostri cavoli. Questi, non l'ho detto prima, sono stati cotti a bassa temperatura con del curry. Del curry. Quindi hanno questo, in realtà, questo aspetto. Me lo ricordavo e l'avevo detto io. Ok. Complimenti Enrico. Queste ultime due preparazioni lo serviamo con una salsa tendon, con una salsa in stile giapponese, sì, fatto con birra, salsa di soia, aceto di riso, zucchero, un goccio d'acqua. È piacevole da intingere e li mettiamo un pochino sopra, oppure possiamo lasciarla al cliente che se lo vado a gestire come preferisce. E la goccia che ho fatto è semplicemente una salsa barbecue. Voilà. Complimenti, spettacolare, e come mi avevi promesso, molto accattivante, molto veloce nelle preparazioni, che sono quelle che fanno la differenza con un prodotto di assoluta qualità. Mi è piaciuto, come ci eravamo detti già questa mattina, quanto spesso è utilizzata la macchina per il sottovuoto nelle tue preparazioni, sì. Un sistema completamente diverso da quello che è il confezionamento in vuoto, cioè tutti i cicli chef, è quello che poi fa la differenza. Certo. Quindi io non posso far altro che ringraziarti per la tua presenza e per quello che ci hai presentato, e ci hai regalato 5 ricette veramente straordinarie. Io ringrazio voi per la presenza e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Parleremo di un argomento un po' particolare, parleremo di allergie, di intolleranze, di celiachia e come poterle gestire grazie al sottovuoto. Per qualsiasi esigenza scriveteci alla mail dove vi siete iscritti,
grazie di nuovo per la presenza. Grazie, 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 complimenti. Grazie.